Questo è un episodio diverso di Ferrovie Abbandonate. Seguiremo infatti la ciclovia Giordano Cotur da Trieste e Campomazia ad Erpelle in Slovenia, andando per la prima volta all'estero. Seguiremo quindi il percorso di questa ripida ferrovia, lunga circa 20 km, non elettrificata, a scartamento ordinario e ovviamente a binario unico. La linea nasce per volontà degli asburgici di avere un collegamento verso Trieste, evitando però le tariffe della ferrovia meridionale, quest'ultima vulnerabile in caso di conflitto. C'era anche il desiderio di ampliare l'attività del porto di Trieste. Al fine di evitare il più possibile la ferrovia meridionale, si pensò addirittura di costruire un nuovo tratto da Scofialoc ad Ivaccia, per poi far transitare i treni sulla ferrovia istriana per 12 km, collegandosi infine a Trieste sulla futura Trieste-Erpelle. Era già nel progetto iniziale anche la costruzione della linea delle rive per raggiungere il porto vicino all'attuale stazione centrale. Siccome le trattative per l'uso della ferrovia meridionale stavano andando bene, il nuovo tratto previsto tra Scofialoc e Divaccia venne abbandonato. La linea iniziava dalla stazione di Campomazio, qua alle mie spalle, che è attualmente solamente uno scalo merci, possiamo dire. Ospita anche il Museo Ferroviario di Trieste, che è uno tra i più belli d'Italia, oltre a quello di Petausa, che però purtroppo è in ristrutturazione dal 2017. Come vedremo più avanti, Trieste ebbe un importante sviluppo delle strade ferrate. Infatti, nel 1902 la capacità della prima stazione di Trieste Sant'Andrea era saturata. Serviva una stazione più capiente anche per accogliere l'arrivo della Transalpina. Quindi, nel 1906 venne aperta la nuova stazione di Trieste Sant'Andrea, ora Campomazio. Aveva 5 binari in totale, di cui uno a scartamento ridotto per la Parenzana. Al posto del primo capolinea vennero posati binari e gli impianti per il nuovo scalo di smistamento e il deposito locomotivi di Trieste Sant'Andrea. Inizialmente i lavori dovevano iniziare nel 1883, ma, intelligentemente, il comune di Trieste propose diverse migliorie, tra cui l'adeguamento per il trasporto dei passeggeri. Ciò ritardò l'inizio dei lavori di 2 anni. L'inaugurazione avvenne il 5 luglio 1887 e il tratto venne gestito dalle ferrovie statali austriache. Il primo treno merci transitò la sera successiva e grazie anche alla ripresa dell'attività nel porto triestino fu molto usata dai treni merci, ai quali si aggiunsero 4 corpi di corsa viaggiatori per Erpelle, con coincidenza verso Pola, Lubiana e Vienna. La velocità massima era di 30 km all'ora e per far transitare anche 20 corpi giornalieri di treni merci vennero costruiti 3 caselli, insieme ad una fermata passeggeri. L'apertura della Transalpina permise di accorciare di 50 km il percorso verso Vienna. Trieste guadagna così ancora rotte commerciali, ma la Trieste-Erpelle viene penalizzata. Rimase solo qualche treno verso l'Istria, man mano ridotti con la Prima Guerra Mondiale, e poi sospesi qualche giorno dopo l'armistizio del 4 novembre 1918. Siamo all'inizio della pista ciclopedonale, fulcro del nostro viaggio verso Erpelle. La volontà di recuperare questo tratto inizia negli anni 80, quando i cittadini del rione San Giacomo propongono la conversione del sedime in una strada pedonale, ma rimasero inascoltati. Solo nel 98 il progetto viene approvato, ma non prima di una riproposta nel 91 del Consiglio Provinciale Triestino. Dopo 8 milioni di euro spesi e 10 anni di lavori spesso interrotti da discariche abusive, la pista è stata aperta finalmente il 16 ottobre 2010 e oggi è parte integrante del percorso europeo Eurovelo 8. Nel novembre del 18 la gestione del tratto passa alle Ferrovie dello Stato, che inizia un processo di italianizzazione delle stazioni, terminato nel 1923. Ci furono, fino all'inizio degli anni 30, 3 coppi di treni viaggiatori o misti, per Pola, aumentati successivamente al punto da salvarsi da un primo sfalcio di linee secondarie. Nonostante gli anni d'oro fossero già passati, la linea venne migliorata nel suo complesso, in particolare con la sostituzione di rotaie traverse. Negli anni successivi arrivano le ALN 556 a diesel, che aumentano la velocità da 30 a 55 km all'ora, riducendo così il tempo di percorrenza di 10 minuti. Ma ben presto, a causa della Seconda Guerra Mondiale, inizia ad esserci una carenza di carburanti, che costringe il ripristino delle corse con locomotiva a vapore. Sì, solitamente faccio un commento sulla stazione abbandonata di turno, però il problema è che la stazione è stata demolita e ci sono solo condomini brutti. Quindi purtroppo il commento tocca saltarlo.
Nonostante il conflitto e la diminuzione dei passeggeri, il servizio era assicurato. Visto l'aumento di importanza del porto Petroli di Trieste San Sabba con l'occupazione italiana della Slovenia nella primavera del 1941, si decise di raddoppiare la linea bassa tra Campo Marzio e Servola. Per ottenere lo spazio, la linea della Valle Rosandra viene unita alla Transalpina col bivio San Giacomo, perdendo così l'ingresso indipendente a Campo Marzio. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, Trieste fu occupata dalle truppe tedesche, che posero le ferrovie sotto il controllo diretto delle Deutsche Reichsbahn. Ci furono poi sabotaggi e distruzioni, sempre risolti nonostante le poche risorse e grazie anche all'aiuto forzato dei ferrovieri italiani fino al crollo della Germania del 45. Poco dietro di me c'è la stazione, la ex stazione di San Giuseppe della Chiusa. Al momento è una casa privata e onestamente non mi piace andare a parlare davanti a casa di qualcuno, quindi insomma, fare questo discorso da più lontano. Comunque ha un'estetica molto simile a quella del casello che abbiamo incontrato qualche chilometro più in giù e anche simile alle future stazioni che insomma incontreremo, tipiche di quest'area. Dal 1945 la linea Morgan divise la Venezia Giulia nella zona A sotto controllo anglo-americano e nella zona B sotto controllo jugoslavo. La Trieste Erpelle fu tagliata 1,5 km dopo la stazione di Sant'Elia in direzione Erpelle. Il servizio, ovvero dal lato passeggeri solamente un treno per Pola e due per Erpelle, rimase in carico al personale FS, ma sotto il controllo dei militari delle rispettive zone. I controlli nella zona A vennero eseguiti nella stazione di Sant'Elia, mentre gli jugoslavi salivano in treno nel confine delle zone e vi rimanevano fino al rientro dalla zona A a Pola. Poco dopo la stazione che abbiamo visto prima c'è la stazione di Sant'Antonio Moccò. In un'area comunque tranquilla, aperta, anche piena di tavolini per la pista, che in questo momento diventa un pochino più difficile, ma neanche troppo. Certo, era meglio quando era asfaltata, però dai, ci sta. Rispetto alla stazione di prima, questa era stata ideata appunto per far passare più treni insieme. L'altra invece va più che altro per i viaggiatori. Anticipando un po' il percorso, siamo sul confine, teatro di scontri e dispute. Infatti il treno non solo doveva attraversare la linea Morgan, dove avvenivano i controlli, ma addirittura doveva pure attraversare il confine di Stato. Poi per via dei ripetuti attacchi dei militari jugoslavi, il servizio venne limitato a Sant'Antonio Moccò, però in violazione del trattato che, insomma, prevedeva un collegamento tra Trieste e Pola. Perciò venne più o meno ripristinato un servizio, ovvero 4 corse fino a Sant'Elia e 2 fino ad Erpelle, dove c'erano le coincidenze. Fa strano pensare che comunque questa operazione, ovvero passare il confine di Stato, un tempo era una cosa complessa, mentre oggi, almeno qui in Unione Europea, è una cosa normalissima. Dal 1955 la linea passa dall'amministrazione provvisoria delle ferrovie del territorio libero di Trieste alle ferrovie statali, insieme alla meridionale e alla transalpina. L'orario prevedeva una coppia di treni per Erpelle e 4 per Sant'Elia. Gli utenti erano sostanzialmente i triestini, che, specie di domenica, affollavano i treni estivi per raggiungere i vicini bagni. Il servizio era svolto da una locomotiva a vapore, gruppo 728, e 2 carrozze di terza classe. Le littorine diesel, dopo un breve ritorno, non vennero più usate, perché Campo Marzio non era attrezzato per mantenere i motori diesel. Qua dietro c'è la stazione di Sant'Elia, l'ultima stazione in territorio italiano, ed è l'unica messa male. Forse c'è di là qualcuno, ma almeno da questo lato mi pare piuttosto in abbandono. E poco più in là c'è il confine tra Italia e Slovenia, che tra poco affronteremo. Nonostante un incremento dell'utenza, la linea era inserita nei rami da tagliare. Il 31 dicembre 1958 partì l'ultima corsa ferroviaria, poi, il giorno dopo, il servizio venne autosostituito. I binari di Campo Marzio divennero banali tronchini di manovra o di ricovero, e gli unici serviti in stazione riguardavano il bus sostitutivo. La sospensione della linea divenne definitiva il 1 gennaio 1960. E la soppressione arrivò il 25 agosto 1961 con un decreto del Presidente della Repubblica. Dall'estate del 61 l'autoservizio sostitutivo fu limitato a Sant'Elia e le corse, vista la riduzione di passeggeri, divennero da 5 a 3 e alcune di queste solo feriali. Il 12 giugno 1977 il servizio fu soppresso. Il tratto estero fu smantellato per recuperare materiali per la ferrovia istriana, ancora prima del decreto di soppressione italiano. La parte italiana, invece, fu disarmata nel 66 a partire dalla stazione di Sant'Elia. Termina qui il nostro viaggio, il nostro lungo viaggio da Trieste ad Erpelle, lungo una pista ciclopedonale
che andrebbe un attimo in rista in qualche punto, però onestamente i commenti li lascio a un Gary del futuro, quando sarà più calmo e più ragionevole per giudicare completamente il tratto. Certamente è una linea che poteva essere utile all'epoca, tuttora mi chiedo se ad oggi potrebbe essere utile, forse sì, forse no, forse soltanto per le merci, ovvero come ridotta a campo marzio adesso, no, per i passeggeri ho i miei dubbi, ma comunque è stata un'avventura che spero vi sia piaciuta e spero che siate interessati a vedere anche altre ferrovie abbandonate.